particolarissimo perché vi farò vedere, vi mostrerò tutti quelli che sono stati i regali di compleanno che mi sono stati fatti. Come sapete, un mese fa più o meno ho compiuto gli anni, ho compiuto 29 anni, ebbene sì, anch'io li compio. E volevo mostrarvi appunto tutte le cose meravigliose che mi sono state fatte sia dagli amici che dai miei parenti. Sono tutti regali veramente bellissimi e tra l'altro che si addicono perfettamente a me, si addicono perfettamente alla mia persona, quindi sono state brave le persone che me le hanno fatte. Quindi direi di passare subito a farvi vedere quelli che sono stati tutti i regali e magari ve li spiego un po'. Uno dei regali che non vi posso materialmente mostrare, ma che è stato probabilmente il regalo più bello in assoluto, è stata una mini vacanza con i miei genitori mia sorella, il suo compagno e i miei nipotini al mare. Sono stati 3 giorni fantastici che mi sono stati regalati dai miei genitori, sono stati regalati sia a me che al mio compagno, che è mio marito, e devo dire che ogni anno, in realtà da un po' di anni, mi fanno questo come regalo perché sanno che una delle cose che amo di più in assoluto, e lo farò vedere in questo canale, in parte l'ho anche già fatto vedere, è il mare. Io adoro stare al mare ed è, lo so che è strano da dire, ma è una delle cose che mi fanno sentire più a mio agio in generale. Io quando vado al mare sento di essere completamente me stessa, libero la testa, mi libero veramente, libero tutti i pensieri, no? Quando torno a casa ho una sorta di rinascita e mi sento una persona nuova, mi sento sempre più propositiva, quindi sapevano entrambi i miei genitori che era il regalo perfetto e sono stati bravissimi perché... Poi, il secondo regalo che mi è stato regalato quest'anno è sempre da parte dei miei genitori e che devo dire, quando l'ho ricevuto non ero... Allora, io sono un po' particolare nei gusti, soprattutto se si tratta di borse. Io sulle borse ho una vera fissa, una vera mania. Non tutte le borse mi piacciono, deve veramente piacermi una borsa perché io la compri, cioè deve veramente farmi impazzire. E mia madre quest'anno ha deciso di regalarmi una borsa e diciamo che a primo impatto quando l'ho vista non è stato un colpo di fulmine per niente, anzi non mi piaceva. Mia mamma purtroppo se n'è accorta perché sono una di quelle persone che fa vedere assolutamente in faccia tutto ciò che pensano senza filtri e non riesco assolutamente a non far capire se una cosa mi piace o meno. Ho iniziato ad usarla e devo dire che in realtà poi mi è piaciuta tantissimo e questo è uno dei rari casi, perché solitamente se una cosa non mi piace prima acchito non mi piace. Io sono così sia con le cose materiali che con le persone, è difficile che cambi idea, è veramente molto difficile, ma stavolta mia madre ci ha preso veramente in pieno, perché questa borsa è meravigliosa, adesso ve la faccio vedere, ed è una borsa della Geox, eccola qua. È una borsa semplicissima, bianca, come potete vedere, e dietro ha appunto la scritta Geox, qua in piccolino. E la cosa carinissima, ci sono varie cose carinissime, la prima è proprio la tracolla, il fatto che si possa utilizzare in vari modi, quindi la si può tenere semplicemente così, appunto tenendo le due tracolline, oppure, che io di solito la uso molto più spesso così, è trasformarla in una sorta di tracollina più lunga e quindi portarla in modo più lungo ed elegante, secondo me, perché io lo trovo molto più fine così, oppure proprio a tracolla in questo modo. E devo dire che mia madre è stata veramente brava perché è talmente versatile che la sto praticamente mettendo sempre. Tra l'altro io di borse bianche ne ho pochissime, quindi il fatto di averne una nuova da poter utilizzare è stato favoloso. E l'altra particolarità di questa borsa che volevo mostrarvi assolutamente è che, a parte che è abbastanza capiente, devo dire, cioè non so se si vede, ma è veramente capiente come borsa, l'altra cosa carinissima è che all'interno della borsetta c'è un'altra mini borsetta che potete vedere è legata da una cinturina che praticamente si può usare da sola come pochettina ed è comodissima perché è molto comoda, perché la si può utilizzare all'interno della borsetta se magari vogliamo dividere qualcosa. Io ad esempio qui ci metto le cose un po' più intime come gli assorbenti, cose varie da donne, e la si può staccare e portarla in giro. E l'altra cosa carinissima è se ad esempio avete una borsa con una borsa mare, una borsa da spiaggia che non si chiude, questo
è bellissimo perché lo si inserisce in qualsiasi borsa da spiaggia, in modo tale che le altre cose che magari sono un po' più delicate e si vogliono proteggere rimangano all'interno di questa bustina. Quindi è una genialata. Il secondo regalo che mi è stato fatto è da parte di una mia amica. Mi ha regalato una cosa carinissima. Praticamente è una confezione con all'interno una crema corpo vellutata con oli di argan, cinepro e semi di lino. È una crema corpo profumata e veramente stracarina perché ha un profumo molto molto esotico e anche la confezione è veramente carinissima. E l'altra cosa che mi ha regalata è stato un olio per i capelli. Voi sapete benissimo e si vedrà anche adesso dai miei capelli sauvage che io ho questi capelli crespissimi e non li riesco mai, quasi mai a domare, soprattutto d'estate con l'umidità che qua è pazzesca, dove abito io veramente c'è l'umidità al 60%. L'olio per i capelli è una delle cose che io adoro e uso di più in assoluto e lei mi ha regalato questo olio della Indula che è un Glamorous Oil appunto spray. Ed è uno spray appunto che disciplina i capelli e li rende splendenti, gli dà luce e dona luce al capello. Ed è bellissimo, c'è solo la confezione veramente carinissima. Quindi queste due cose assolutamente per me saranno il top di quest'estate. Non vedo l'ora di provarli e non vedo l'ora anche di recensirveli perché sicuramente farò una recensione per entrambe le cose. L'altra mia amica e il suo fidanzato mi hanno fatto questo bellissimo cofanetto della Oro Fluido. Voi sapete che è una marca che io ho già provato per quanto riguarda gli smalti e magari vi lascerò giù il link appunto dello smalto che avevo provato, dell'anellato che avevo fatto in correlazione appunto ai prodotti Oro Fluido, agli smalti Oro Fluido. E devo dire che è un marchio che mi è piaciuto tantissimo. Quando li avevo provati gli smalti erano bellissimi. Lei mi aveva anche regalato un olio per i capelli, ma quella volta mi si era rotto, perché lo sapete io sono stata sbadata e l'avevo rotto quando ero andata al mare, quindi alla fine non ho potuto utilizzarlo e non vedevo l'ora invece di provarlo perché so che è un ottimo marchio e so che è un marchio molto molto buono per i capelli. E quindi la mia amica gentilissima ha pensato a me e mi ha regalato questo beauty set appunto della Oro Fluido, dove all'interno vi sono un olio appunto per il controllo del crespo, l'elasticità e la morbidezza eccezionale del capello, un elisir di bellezza per tutti i tipi di capelli tendenti al crespo con olio di zubaki, ossia camelia, un estratto di bambù e l'olio di riso. Una formula idratante che levica istantaneamente la superficie dei capelli creando una barriera anti umidità. E l'altra cosa che volevo assolutamente dirvi è che contiene all'interno anche un filtro UV per proteggere i capelli dagli effetti dannosi del sole. E l'altra cosa invece è un Asia Blush, ossia un blush in polvere, che dona colore e opacità allo stesso tempo al viso. Infatti, come potete vedere, ha una finitura opaca e anche questo, ragazzi, è fantastico perché contiene all'interno uno specchietto e il suo applicatore in spugna. Gli altri due regali sono stati fatti da mio marito e da Fabio. Mi sono stati regalati da Fabio e sono due regali meravigliosi. Il primo purtroppo materialmente non ve lo posso far vedere perché l'ho già utilizzato, ma ve lo dico in diretta. È stato come regalo il concerto degli Aerosmith. Ora, io non so chi di voi, perché so che alcuni che mi seguono sono veramente giovani, ma gli Aerosmith sono qualcosa di eccezionale. Io li adoro veramente tantissimo. Sono una band rock degli anni 80-90 e sono favolosi. Cioè, io ho ascoltato tutti i loro CD, ascolto tutte le loro canzoni e li amo da morire. Fabio lo sa perché quando ci siamo incontrati lui adorava gli AC/DC e i Guns N' Roses e io adoravo invece gli Aerosmith. Sono una vera rockettara da questo punto di vista e non vedevo l'ora di andare a quel concerto perché sapevo che sarebbe stato l'ultimo concerto in Italia, dato che il cantante ormai ha quasi 70 anni. Quindi quando ho saputo che c'era l'ultimo concerto a Firenze per il Rock Festival non vedevo l'ora di andarci e speravo vivamente che Fabio me lo regalasse, ed è stato bravissimo perché mi ha regalato questo concerto. Siamo andati al concerto, prossimamente vedrete anche il diciamo il vlog che abbiamo realizzato per il concerto e anche l'outfit che ho realizzato per il concerto e vi assicuro che è stato meraviglioso. Quindi il primo regalo di Fabio è stato qualcosa di top. E l'altro regalo ovviamente non è assolutamente rock e ve lo posso mostrare dell'ultimo regalo che mi hanno fatto, che è la
Too Faced Natural, ed è l'ultima collezione di ombretti appunto in stile naturale. Sapete che io adoro tantissimo i trucchi naturali, mi piacciono tanto usare, assolutamente sì, ma per la maggior parte del tempo ovviamente io uso trucchi naturali e mi piace usare trucchi naturali, e questa palette ha tutto, assolutamente tutto quello che può piacere a me. 30 ombretti, tutti con sfondi naturali e devo dire con toni naturali, e devo dire che a me piacciono veramente tantissimissimissimo. Cioè questa palette non vedevo l'ora veramente di averla, non vedevo l'ora di utilizzarla. Non l'ho ancora utilizzata perché, come vedete, è ancora impacchettata, perché volevo farvela proprio vedere, non volevo rovinarla prima di farvela vedere, ma è in assoluto uno dei regali più belli per me, ragazzi, è il top 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 top. Niente ragazzi, questi quindi erano tutti i miei regali che ho ricevuto per il compleanno. Spero che vi siano piaciuti e spero che vi sia piaciuto questo video, anche se è un video molto semplice, però volevo condividere con voi appunto i miei regali. Fatemi sapere se magari avete festeggiato da poco anche voi il compleanno e soprattutto che regali avete ricevuto. Mi fa sempre piacere, insomma, sapere anche da voi se c'è qualcosa tra i miei regali che vi è piaciuto, se c'è qualcosa invece che non vi è piaciuto e che regali voi vorreste ricevere. Io vi lascio come al solito con un grandissimo bacione e vi ricordo di seguire sempre la mia pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornata, anche perché io veramente, ragazzi, uso tantissimissimo Instagram e molte volte pubblico delle cose, soprattutto per quanto riguarda gli outfit, che qua sul canale non sempre riesco ad aggiornare, quindi non sempre riesco a caricare. Quindi seguite, mi raccomando, soprattutto la mia pagina Instagram, anche perché, ve lo dico in anteprima, quindi vi faccio una sorpresina, ci sarà a breve la registrazione del giveaway e il prossimo giveaway sarà non solo dedicato a tutti coloro che seguono il mio canale, ma ci sarà anche un giveaway parallelo per tutti coloro che seguono la mia pagina Instagram. Quindi mi raccomando, veramente iscrivetevi a entrambe le pagine, rimanete molto molto aggiornati, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale se volete rimanere sempre aggiornati e mettete un bel like se vi è piaciuto questo video o se vi sono piaciuti anche gli altri video. Io vi aspetto con un grandissimo bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!